dell'arte era stato declinato relativamente, soprattutto, prevalentemente. Ecco. E da 3 anni consecutivi, vero? 3 anni consecutivi, ecco. Però mi ricordo i numeri pazzeschi, tipo 5.000 persone all'Agua, quindi... Ma forse 7-8 anni fa, in occasione di un lavoro che aveva fatto con il Galtre al Pedro Bitti, e l'avevo visto subito che c'era tanta passione. Infatti dopo l'anno scorso, in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica dell'anno scorso, mi ricordo c'era Giovanni Biel, che è venuto qua ed era anche lui, insomma, normalmente lui sarebbe stato qui oggi o comunque sarebbe stato presente al Giro del Lago, quindi diciamo ricordo anche a lui e niente, cosa dire. Ringraziamo l'amministrazione perché da sempre ormai ci ospita in questo palazzo per le mostre collegate a Giro del Lago. Con Wanda ci danno una mano, ma non voglio dimenticare neanche Paolo che in questi giorni ha... Il sindaco mi ha un po' bruciato la notizia del prossimo anno, perché volevo tenerla vivo fino a dicembre, ma anche altre attività sul lago. L'idea è quella di fare 4 fine settimana di feste sul lago di Santa Croce. Se abbiamo la forza, le risorse di questi 29 anni o alcuni particolari della vita di questi 29 anni lungo il percorso del lago, che è sempre poi il Pietro Leonares, il nostro primo presidente, poi qualche altro è venuto a mancare nel corso degli anni. Che dire di più? Darei la parola ai fotografi. Grazie. Anche l'altro anno, che mi ricordo, c'era una ragazza, era venuta a domandargli se gli facevo una foto perché in tutti questi anni non è mai stata fotografata. Che tutto vada bene. In bocca al lago. Grazie. Perché il paese ha detto che sta facendo una campagna giusto da un sabato all'altro, sabato prossimo, la storia idraulica del grande Vajont, scritta da uno che c'era, perché Luigi Rivis, secondo me il libro che ho letto un paio di volte è quanto mai documentato, e poi anche là l'effetto, come dire, il collegamento in pro del libro. Sabato prossimo, ore 20, sala parrocchiale di Farra.